Eminenza, come sta andando questo cammino sinodale? Molto bene. Molto bene perché da quello che arriva al nostro ufficio, no? I vescovi, e non soltanto i vescovi, ma anche i movimenti, per esempio, mandano dei segnali positivi. Ci sono naturalmente i punti forti, i punti deboli, no? Non ovunque il cammino va avanti con la stessa velocità, ma dove l'hanno preso sul serio c'è un'esperienza ecclesiale appassionata. Questo che mi veramente colpisce, no? Che questo invito che ci ha fatto il Santo Padre ha generato questo entusiasmo. Forse era un fuoco nascosto, no? Sotto le ceneri, ma qualcosa sta succedendo. Quindi era necessario questo cammino, questo avviare questo processo, secondo lei? Era necessario. E non perché la situazione lo richiede, ma anche perché questa è la via che lo Spirito sta indicando alla Chiesa. Lo dice anche Papa Francesco in quel discorso che ha fatto nel 2015, no? Che la Chiesa sinodale è la Chiesa che lo Spirito vuole per il terzo millennio, no? Ma allo stesso tempo è una risposta alle necessità che ci sono nel cuore dell'uomo. Perché una chiesa sinodale è una chiesa di comunione, è una chiesa dove c'è la fratellanza. E dopo tutto, in una società dove c'è tanto isolamento, no? Individualismo, l'uomo ha bisogno di sentirsi parte di una famiglia. La chiesa è una grande famiglia. Ecco, immagino che stiano emergendo situazioni positive, ma anche criticità. Ci può dire se è emerso qualche cosa che magari benvengono. Benvengono, perché vuol dire che c'è una dinamicità, no? Se tutto fosse tranquillo, così positivo, quello mi preoccupa. Ma il fatto che ci sono voci, che ci sono dubbi, che ci sono paure addirittura, questo sinceramente, personalmente, non mi fa paura. Anzi, le paure, i dubbi, la critica va anche indirizzata. Il cammino sinodale è un cammino di ascolto e nessuno è escluso da questo processo di ascolto. Allora, tutti, io sto cercando di coinvolgere, no, in questo processo sinodale tutti, anche quelli che purtroppo hanno le paure e sono forse anche critici. Ecco, l'ha detto lei, l'ascolto, che è il verbo chiave di questo processo, però porta anche a mettere in discussione. La Chiesa è pronta a mettersi in discussione? Sì, ma dove c'è la discussione, dove c'è la tensione, dove c'è la crisi, no? Può nascere la novità, cioè i contrasti, no? Le discussioni, i confronti addirittura. Per me sono anche segni della presenza dello Spirito, perché è lo Spirito che ci sta portando anche in acque nuove, no? E dove ci sono esperienze nuove, sfide nuove, è naturale che l'uomo esperienza un po' di paura e di incertezza. Ogni processo ha bisogno dei suoi tempi, lo ricordiamo, Eminenza. È partito nell'ottobre 2021, questo processo terminerà nell'ottobre 2023, però adesso si sta chiudendo la seconda fase, no? Quella proprio dedicata all'ascolto del popolo di Dio. Ecco, lei chiaramente ha una visione universale, ma guardando invece la visione più locale e visione chiesa di italiana, cosa sta emergendo? Allora, questa è la prima fase, no? Cioè, sì, quello che stiamo concludendo, cioè, è tecnicamente chiamata
la consultazione del popolo di Dio. Mi piace chiamarla un processo di discernimento del popolo di Dio. Attualmente i vescovi ascoltando il popolo di Dio non stanno ascoltando le opinioni, ma stanno ascoltando la voce dello Spirito che parla anche tramite il popolo di Dio. Allora, conclusa questa prima fase, sta a noi poi a redigere il primo documento, che prima era chiamato Instrumentum Laboris, ma forse ci sarà anche qualche cambiamento nel titolo, anche per rispettare questa dinamicità del discernimento, no? Poi ci sarà la seconda fase, che proprio sarà l'incontro sinodale continentale. E saranno praticamente sette incontri, no? Tra gennaio, marzo, aprile 23. E poi, Dio volente, arriveremo anche al Sinodo dei Vescovi ottobre 23. Ma lei mi ha fatto anche una domanda sull'esperienza che c'è in Italia, che sta facendo anche il Sinodo nazionale, no? Allora forse anche noi stiamo aiutando un po' la Chiesa in Italia, no? Perché anche questa fase di consultazione, di discernimento, sicuramente aiuterà i vescovi a conoscere meglio il loro terreno, il loro popolo, il loro gregge, no? Io conosco una persona, non faccio nome, che è attiva in questa segreteria e anche sta aiutando la CEI, no? Nell'organizzazione sia del sinodo nazionale anche in quello universale. E da quello che mi dice, anche lì ci sono delle cose inedite. Cioè, ascoltando il popolo, c'è di tutto, come ovunque, ma ci sono esperienze molto belle. Io sinceramente ho questa aspettativa per poter leggere anche quello che è l'alfabeto dello Spirito scritto nel cuore dell'uomo di oggi. Quindi manca ancora un bel po' alla fine, diciamo, di tutto questo processo. E quindi quali sono un po' le speranze che lei, il Papa, insomma, i vescovi nutrono da questo processo? Allora, come ho detto all'inizio, il tema è per una Chiesa sinodale, ma per la missione. Cioè, questa non è una riflessione autoreferenziale, no? Non è una riflessione soltanto all'interno della Chiesa, ma con questa prospettiva, una Chiesa in uscita, per poter aiutare l'uomo ad incontrarsi con il Signore, naturalmente con linguaggio nuovo, con metodi nuovi, no? Che rispecchiano anche la contemporaneità. E per far questo non bastano i presbiteri, non basta la gerarchia, no? Ma tutto il popolo di Dio. E questa è la Chiesa sinodale, che tutti noi battezzati ci mettiamo insieme in ascolto al grido dell'uomo, ma allo stesso tempo in ascolto allo Spirito Santo, e speriamo che così saremo in grado di facilitare l'evangelizzazione del mondo di oggi. Quindi secondo lei, diciamo, a più di 50 anni dal Concilio Vaticano II riusciremo ad attuare una Chiesa diversa? È un altro tentativo per mettere in pratica, in concreto, le trovate del Concilio Vaticano II. Ecco, lei mi anticipava che questo documento, Instrumentus Laboris, non si chiamerà così. Ci può anticipare qualche cosa o qualche altra novità? Può darsi che sarà chiamato anche un documento di tappa, no? Perché questo sinodo, a differenza dei sinodi precedenti, non è soltanto l'incontro dei vescovi a Roma, ma è un sinodo di tutta la Chiesa che ha varie tappe.
no? C'è questa prima tappa che è il discernimento per tutto il popolo di Dio, in tutta la Chiesa. Poi ci sarà anche l'incontro continentale, vuol dire che il documento frutto della consultazione di tutta la Chiesa va letto secondo gli occhiali di quel continente, perché ogni continente è diverso, no? Anche il continente è grande, ma almeno siamo sette, così, non sette continenti, perché no, perché qualcuno mi disse, ma i continenti sono cinque, sì, ma c'è l'America Latina e l'America del Nord e Canada sono divisi in due, e poi ci sarà anche l'incontro sinodale delle chiese orientali, non sono un continente, ma le mettiamo in questo gruppo, no? Poi ogni incontro produrrà un documento, e da quei sette documenti spetta a noi anche di redigere un altro documento di tappa, no? Per l'ultima tappa, che sarà il sinodo dei vescovi, perché, cara mia, i vescovi hanno un peso da portare, no? Come quelli che devono garantire al popolo di Dio che il discernimento che stiamo facendo è un discernimento corretto. Ecco, chi abbiamo intervistato prima di lei spesso ha ripetuto quanto, per esempio, l'enciclica Evangelii Gaudium sia stato importante per, come dire, visione, no? Di Chiesa. E cosa si sente di dire a chi ci sta ascoltando, magari? Quali possono essere i documenti da rileggere proprio visto che stiamo ancora camminando in questo sinodo? Beh, i documenti di Papa Francesco, no? Orientano verso, no? Verso questa esperienza, abbiamo parlato di Fratelli Tutti, no? Per esempio, anche quello sull'ecologia, per esempio, no? Perché l'ecologia integrale. Ma io direi andiamo più indietro e riprendiamo un po' l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Forse noi siamo qui in Europa, siamo abituati al fatto che troviamo i documenti del Concilio a portata di mano, ma non è ovunque così. Io sono appena tornato da un'esperienza pastorale fuori dell'Europa centrale, no? E ho trovato che mica hanno tradotto, i documenti del Concilio sono stati addirittura tradotti, no? Perciò il mio invito sarà questo, no? Ritorniamo un po' alle fondamenta. Ritorniamo ai documenti del Concilio Vaticano II, per esempio il Lumen Gentium, no? Che parla della Chiesa, perché dopo di tutto questo è un sinodo ecclesiale. Il tema di questo sinodo è l'ecclesiologia. A differenza di altri sinodi che erano temi più precisi, no? Per esempio i giovani, la famiglia, la catechesi. No, questo sinodo è sulla Chiesa, sul rinnovamento, sull'aggiornamento della Chiesa. E questo è un discorso che non finirà a ottobre 23. Infatti io dico che questo sinodo rimarrà aperto, perché l'aggiornamento della Chiesa va avanti. In conclusione, Eminenza, a proposito di Chiesa, come ho chiesto anche agli altri, chiedo anche lei, qual è la Chiesa che sogna il Cardinal Grech? Una Chiesa che cammina con il popolo. Perché lì c'è la Chiesa. Una Chiesa che è attenta anche alla Chiesa che non viene in Chiesa. Perché faremo un grande errore se noi limiteremo il concetto di Chiesa soltanto alle nostre aule liturgiche, no? O a quelle che soltanto frequentano le nostre Chiese. Ma il concetto di Chiesa è molto, molto largo e include non soltanto i cattolici, non soltanto i battezzati, e l'ecumenismo è una dimensione molto importante anche di questo sinodo. Posso dirle che c'è tanto interesse nelle chiese dei nostri fratelli e sorelle che non sono in piena comunione
in questo sinodo. Allora, ma includerà anche quelli che non sono battezzati. Infatti nel documento preparatorio, che per me quello è l'instrumentum laboris, tecnicamente, noi proponiamo anche l'icona di Pietro che va da Cornelio, negli Atti degli Apostoli, no? Pietro va da una persona pagana, aveva delle resistenze di rispondere allo Spirito, ma alla fine ha ceduto e è andato. Era la sua sorpresa che è andato per comunicare lo Spirito e dice: ah, qui lo Spirito mi ha anticipato. E questo anche forse saranno le sorprese di questo sinodo, di questa Chiesa, che riesce a trovare le nuove presenze nascoste di Dio nel mondo di oggi. Non tutto è cattivo.